Lavorerete su uno di questi pezzi, farete la scheda epigrafica, farete la trascrizione, l'apografo e un calco. I calchi poi li facciamo asciugare. Se lavorate a coppie potete anche farne due della stessa pietra. Il progetto del Greek Epigraphy Summer School nasce proprio qui, a Paestum e a Velia. Ci sono delle iscrizioni su metallo che proprio per anche la materialità, insomma, dell'oggetto. Ovviamente incidere era un po' più difficile, quindi è stata difficile sia la decifrazione ma anche l'interpretazione linguistica, e abbiamo avuto occasione anche di vedere delle iscrizioni in etrusco e io non l'avevo mai vista in vita mia, ho mai provato a decifrarle. Direi che forse quella è stata la parte un po' più complicata, ma comunque molto molto interessante. L'idea di una summer school dedicata all'epigrafia greca è nata dal fatto che le nuove generazioni stanno dimostrando un grande interesse verso l'epigrafia. Con i colleghi, la professoressa Stefania De Vido, professoressa Roberta Fabiani e professor Giulio Vallarino, e sottoscritto, io insegno presso l'Università di Salerno, è nata in collaborazione col Parco, con la direttrice dottoressa D'Angelo, è nata l'idea di organizzare questa prima summer school dedicata all'epigrafia greca, incentrata appunto sulle due città, cioè Poseidonia Paestum e Elea Velia, che offrono un patrimonio epigrafico molto interessante con delle specificità locali che non ci sono in altre città della Magna Grecia. C'è questo senso di immediatezza delle iscrizioni che ci danno un po' uno sguardo più vicino sull'antichità. Noi facciamo delle cose ben differenti, anche un po' differenti dal normale, cose che non avevo mai studiato prima. Qui gli studenti hanno la possibilità di approfondire le proprie competenze scientifiche in un contesto archeologico ben definito. Possono anche acquisire delle nozioni importanti relativamente alla musealizzazione del patrimonio epigrafico, e lo fanno lavorando a stretto contatto con il personale dei nostri parchi archeologici.